Buonasera. Buonasera, benvenute, benvenuti. Siamo qui da tutta Italia. Questo è il primo webinar straordinario della serie messa in campo per questo mese di marzo, per questi eventi straordinari anche che ci stanno coinvolgendo. Io sono Marcella Danon, sono psicologa, sono ecopsicologa, sono fondatrice della scuola di ecopsicologia insieme a Bruno Gentili che ci segue dalla regia e coordino la scuola insieme a Silvia Mongili dalla Sardegna, pedagogista, e Carmela Di Carlo dalla Sicilia, psicoterapeuta. La scuola esiste già dal 2004 e dal 2010 propone una formazione internazionale agganciata alla IES, Società Internazionale di Ecopsicologia, in cui colleghi psicologi, psicoterapeuti, counselor, eco-tuner, cioè facilitatori della relazione con la natura, si impegnano per trovare modalità sempre più concrete per rendere utili la visione dell'ecopsicologia anche alle persone. E quindi entriamo già proprio in quello che è il tema di oggi, che è proprio quello di cui non si fa che parlare ultimamente. E vi porto un'immagine, una antico manoscritto bizantino, che se avete voglia di guardare nei dettagli ci fa un po' sorridere. Sono per fortuna tantissimi i messaggi che fanno ridere e sorridere, che stanno passando in questi giorni. Proprio oggi io abito a Osnago, una piccola cittadina in provincia di Lecco, quindi siamo quasi in piena zona rossa, e era passata la voce tra tutti i vicini, ma so che la voce passa in Italia, di fare musica alle 6 del pomeriggio, ed ecco che ci siamo ritrovati fuori con tamburi, con chitarre, con strumenti musicali, ed è stato un bel momento di solidarietà. Stiamo vivendo dei tempi interessanti, come intendevano proprio gli antichi cinesi. Questa epidemia ci ha preso completamente alla sprovvista. Stavo guardando proprio un'oretta fa un TED Talk, una di queste conferenze internazionali con Bill Gates di 4 anni fa, in cui già metteva in guardia, diceva: siamo totalmente sguarniti all'eventualità di un virus. Dice: oggi il problema non è più la guerra nucleare, ma la guerra batteriologica, ed era stato tristemente profeta. Quindi questo evento ci sta scuotendo sin dalle fondamenta in quello che è il nostro stile di vita ormai consolidato, in quella che è la nostra zona di comfort, in quello che è la nostra media inconsapevolezza media diffusa, per cui si prosegue nel tran tran quotidiano, che stava diventando sempre più frenetico, perché stavo sentendo attorno a me, ma sono sicura che potete testimoniare anche voi, che ci capitava di dover fare più di 3-4 cose allo stesso tempo, di non avere mai il tempo per fare niente, di non avere il tempo per fermarsi, non avere il tempo per riposarsi. E in effetti molti, come vedremo, stanno cogliendo anche l'opportunità di questo stop forzato, proprio per fermarsi a riprendere il fiato. Allora, vi ricordo ancora una volta, usate liberamente la chat come occasione di condivisioni anche del vostro sentire, anche di testimonianze quando entriamo negli argomenti che stiamo parlando. Non vi parlerò di coronavirus, vi parlerò di come sviluppare, più che come perché sviluppare quella flessibilità, quella capacità di adattamento, quella resilienza, il termine che viene sempre più usato, che ci possa mettere in grado di vivere gli eventi come opportunità e non solo come come un problema. Allora, parlando di resilienza, parlando di resilienza, è una delle qualità fondamentali all'evolversi stesso della vita. La vita esce dalle. Si inizia a manifestarsi sul nostro pianeta 3 miliardi di anni fa, esce dall'acqua
molto molto dopo, esce dall'acqua, credo che siano qualche centinaia di migliaia di anni fa, e tantissime specie si sono succedute sul nostro pianeta. Tantissime di cui troviamo solo tracce fossili, tantissime di cui non abbiamo neppure traccia. La vita ha continuato a migliorare per tentativi ed errori, tutte le diverse forme sulla vita, di vita presenti sulla Terra che riuscivano a sopravvivere nella misura in cui riuscivano ad adattarsi alle situazioni cangianti del pianeta, a trovare una loro nicchia, a trovare un loro modo di essere funzionale a come si stava evolvendo la vita sulla Terra. I dinosauri a un certo punto non ce l'hanno più fatta. Ci sono diverse teorie, c'è chi dice che si sono estinti per il meteorite che ha colpito la Terra poco prima dell'inizio del Cenozoico. C'è chi dice che si sono lentamente trasformati, udite udite, negli uccelli, perché è stato scoperto che l'Archaeopteryx, l'antenato degli uccelli, non è l'unico. Quindi piano piano è possibile cambiare le proprie forme e i propri modi. E parlando di resilienza, mi permetto solo qualche parola, perché è una parola recente, è una parola che oggi si usa sempre di più in psicologia, che nasce ingegneria, ed è la capacità di un materiale di resistere a una pressione, a un cambiamento, no, non di resistere, di subire le forze del cambiamento esterno, ma di ritrovare poi un rinnovato equilibrio. Dal punto di vista psicologico, è la capacità di poter affrontare dei grossi cambiamenti, magari non desiderati, non cercati, senza perdere il baricentro interiore e acquisendo la capacità di ricreare nuovi equilibri, nuovi modi di organizzare la propria vita. Mi sono resa conto, quando è sorto questo termine resilienza, che nella mia vita personale effettivamente ho avuto modo di sviluppare questa capacità. Sono andata a studiare all'estero, mi sono trovata in una nazione con una lingua che non conoscevo, che ho dovuto imparare fin dall'inizio, cercando di cavarmela con l'inglese, che era l'unica lingua su cui quasi quasi mi rimandavano a ottobre al liceo. Ho cambiato poi nazione ancora una volta, perché con l'idealismo dei 25 anni volevo andare a creare una comunità in Brasile. Ho vissuto negli Stati Uniti per lavorare, per riuscire a guadagnare di che vivere, e mi sono trovata a lavorare con i bambini, inizialmente come babysitter, poi in una scuola, poi ho finito col creare la mia stessa scuola. Ho creato la mia comunità nel verde in Brasile, da un giorno all'altro ho perso tutto, sono tornata in Italia, ho ricominciato da zero studiando. Sono diventata giornalista, ho raggiunto una certa fama nel mio ambito, ero ormai abituée alla televisione, alla radio. Anche questo da un giorno all'altro è crollato. Mi sono ricreata una nuova professionalità. Ho avuto poi un problema di salute per 4 anni, mi ha tenuto fuori gioco. Sono andata a lavorare in azienda, in una bellissima società, e poi anche col 2008 tutto questo si è chiuso e a quel momento avevo deciso che non volevo più dipendere da altri. E mi sono messa in proprio, trasformando la scuola di ecopsicologia da un hobby che erano i suoi primi anni a un lavoro vero e proprio. Quindi la capacità di reinventarmi, mi sono resa conto che l'ho allenata a poco a poco. Non è stato facile, ma è stato ogni volta più facile della precedente. Ed è una capacità che noi ci portiamo dietro come specie, proprio una potenzialità che abbiamo. Tra l'altro, vale la pena ricordare che la nostra specie, nella storia evolutiva della vita sulla Terra, è relativamente recente. Il genere Homo è da un 150.000 anni che è sulla Terra, genere Homo proprio a cavallo tra i primati e i sapiens. I sapiens sapiens hanno 70.000 anni circa.
Prima ci hanno preceduto altri Homo habilis, Homo ergaster, Homo Neanderthal, e quindi non è affatto detto che noi siamo a una tappa definitiva nel nostro processo evolutivo. Bisogna vedere se anche l'ecosistema Terra riterrà che siamo adatti a quello che succede su questa Terra, perché per il momento non è che ci siamo comportati poi chissà come bene. Cioè che siamo l'unica specie che uccide non per sopravvivenza, non per difendersi, non per nutrirsi, ma quasi quasi per diletto o per difetto di intelletto, cioè di comprensione degli equilibri ecologici. Qualcuno ha buttato lì in una delle lezioni recenti della scuola di ecopsicologia che magari stiamo evolvendo verso un Homo sapiens ecologicus. Quindi l'evoluzione potrebbe essere già in atto. Il fatto di parlare di questi temi, di aver sentito la sensibilità, la voglia, il desiderio di approfondire quella che è l'ecopsicologia e la sua visione, forse fa già parte di un manifestarsi di un livello di interesse e di sensibilità maggiore. Sarah Cohn, ecopsicologo statunitense, dice: la Terra parla tra i più sensibili, attraverso i più sensibili tra noi. E quindi è in quest'ottica che mi piace vedere che siamo in pieno processo evolutivo e cerchiamo di vedere insieme come quello che sta succedendo ha a che fare con il nostro futuro. Quindi, dovendo trovare un equilibrio tra l'apertura al nuovo per poterci adattare, ma un solido ancoraggio al vecchio, alle nostre radici, per non perdere comunque i punti di riferimento, l'evoluzione procede appunto proprio per piccoli passi in cui c'è un ancoraggio al passato e un'apertura, una predisposizione al futuro. Quindi c'è un alternarsi tra un sistema che non è troppo chiuso, perché se è chiuso in se stesso non cambia. Non è troppo aperto, perché se è troppo aperto non riesce a consolidare nulla di concreto. Per spiegare meglio ciò che, a cui faccio riferimento, per sistema chiuso intendo per esempio i cristalli, che hanno delle strutture tra gli atomi così densamente collegate che non cambia facilmente la sua struttura. Per un sistema aperto mi riferisco per esempio a un gas che ha una struttura molto più labile tra le molecole, quindi ha una capacità di espandersi, ma non riesce a concretizzare. Quindi, come fare? Qual è la ricetta? Vi porto una massima di Maestro Moria, per chi lo conosce. Come procedere nella vita? Chiederai e ti verrà risposto in bellezza, con cautela e oscillando. L'atteggiamento per procedere nella vita è lo stesso che è necessario per attraversare un ponte tibetano. Il ponte tibetano in Piemonte è uno dei più lunghi del mondo e la situazione in cui noi ci siamo trovati attualmente con questa emergenza del coronavirus è come se da una situazione assolutamente quotidiana, normale, siamo al centro commerciale, al supermercato, stiamo facendo la spesa, stiamo guardando il nostro telefono, conversando con gli amici. Improvvisamente ci troviamo catapultati a metà di questo ponte. E beh, è abbastanza stressante la cosa, senza preparazione, tutto ad un tratto, e quindi è ovvio che i sentimenti che possono emergere sono tendenzialmente dei sentimenti, ma lo chiedo voi, usiamo la chat, calatevi nel ruolo dell'essere improvvisamente catapultati su questo ponte senza preparazione, o un'occasione per dare parola, per dare voce ai sentimenti e alle emozioni che più sono quelli che vi hanno toccato e colpito. Vedremo l'importanza nell'affrontare delle situazioni d'emergenza, delle situazioni stressanti, di onorare quello che è il nostro vissuto emotivo, di dare spazio e parola a quello che stiamo vivendo, non tenerlo chiuso dentro
E se non ce la sentiamo di raccontarlo a chi sta attorno a noi, urliamolo, scriviamolo, riconosciamolo almeno con noi stessi, è fondamentale. Diamo voce all'emozione perché l'emozione ci coinvolge corpo e mente ed è quella che poi ci fa agire. E se noi non la riconosciamo, prende lei la guida della situazione. Se noi la riconosciamo, la possiamo coordinare insieme a quello che la mente può valutare più freddamente, più coi piedi per terra, sulle azioni più corrette da intraprendere. Ecco quindi che leggo già nella chat frustrazione, smarrimento, rabbia, confusione, ansia, agitazione, paura, inconsapevolezza, frustrazione, sentirsi in bilico, alternarsi di paura e pace, ecco che ci affacciamo anche ad altri modi di viverlo, paralizzata. Ma anche opportunità, curiosità, senso di possibilità. Sto citando proprio le cose che state scrivendo. Perché immaginate che dopo il primo momento di paura, di ansia, cominciate a guardarvi attorno. È una bella giornata di sole, la temperatura è ottimale, bene o male ci sono dei corrimani a cui sostenersi. E iniziate a vivere anche da un diverso punto di vista la situazione. E in un certo senso noi stiamo vivendo l'emergenza che stiamo vivendo in una giornata di sole, perché siamo comunque nel nostro mondo cosiddetto primo mondo, non manca il cibo, non mancano le risorse, non fa freddo, non ci manca comunque il gas per cucinare, la luce, l'acqua. Le risorse di salute e sanitarie nel nostro paese stanno comunque facendo un ottimo lavoro per quanto è possibile. Se fossimo negli Stati Uniti, pensate che fare un tampone costa 3.800 dollari e una notte d'ospedale ne costa 35.000 quando va bene. Quindi avevo proprio ricevuto messaggi da chi era in America, rivolti agli italiani, dice: siate contenti di quello che avete. Quindi alleniamoci già a vedere comunque che cosa c'è che funziona? Perché, ecco, ritornate adesso con l'immaginazione, siete su questo ponte tibetano, è vero, oscilla, ma vi potete tenere, non siete ancora scaraventati nel vuoto. Vi potete tenere, piano piano, respirate profondamente, vi calmate un attimo. Vi rendete conto che c'è un paesaggio strepitoso attorno a voi, che c'è il rumore del ruscello sottostante, che c'è il tepore del sole, l'azzurro del cielo, e provate a immaginare, proprio calandovi in questa situazione, quale altra emozione potreste provare. Niente qua, vi chiedo di condividere, mentre nel frattempo leggo qualcosa nella chat. Benissimo. Rispondetevi anche tra voi, chiedo anche a Silvia, Luisa. Ecco che emergono conforto, scoperta, fiducia, curiosità, profonda connessione, stupore, voglia di esplorare, esplorazione, serenità, sentimenti alterni, straniamento, ma senso di connessione, brivido e libertà allo stesso tempo, leggerezza e ironia, fiducia in me stessa. Nuove possibilità, intraprendenza, bellezza, opportunità, cambiamento, leggerezza e apertura, voglia di farcela, luce, incognite. Bellissimo. Mal di mare, assolutamente. Tutto questo ci sta. Ripartire. Guardate però come questa seconda serie di sentimenti, emozioni, concetti, speranza, nuovi equilibri, spazi inesplorati, immensità, sono comunque diversi. Eppure la foto è la stessa, eppure la situazione. Quindi c'è molto che possiamo fare a partire dal nostro atteggiamento personale. Questa è la sfida proprio, quella di scoprire che questa potenzialità ce l'abbiamo già dentro, questa resilienza, questa
questa capacità di adattamento, questa capacità di apprendimento di nuovi modi, ce l'abbiamo già dentro. Ma come fare? Come fare a riconoscerlo, prima di tutto, e a farlo sviluppare e a farlo diventare attivo nella nostra vita? Con la pratica. Guardate, se avete la chat aperta, vi consiglio di guardare perché stanno emergendo anche altri bei commenti. Guardare non l'abisso, ma la fine del ponte. Godersi il panorama. Eccoci qua. Quella che vi presento adesso è una mappa dei diversi modi di affrontare la vita e dei diversi modi di affrontare le situazioni anche stressanti. Questa è la mappa che in ecopsicologia chiamiamo da ego a eco. Chi di voi ha letto o ha in casa Clorofillati, troverete proprio un capitolo specifico su questo tema. E la prima tappa, sono cinque tappe. La prima tappa è quella del seme. Il seme è proprio isolato, ha tutte le potenzialità dentro di sé, ma non lo sa. Si percepisce come isolato, come staccato dal resto, vive in una situazione di relativa staticità e isolamento, e si sente molto in balia di quello che succede all'esterno. O al contrario, si sente totalmente isolato, quindi negazionismo da una parte e ansia molto forte dall'altra. Ma il seme ha già dentro di sé tutto quanto. Semplicemente non si sono ancora create le condizioni ottimali affinché accada qualcosa. Quando questo succede, e a volte succede dopo un trauma, dopo un grosso cambiamento. Sicuramente avete sentito questa frase attribuita a Lao Tse, quello che il bruco chiama fine del mondo, altri chiamano farfalla. Nel passaggio da seme a germoglio c'è uno stravolgimento cellulare. Quindi il seme crede di morire perché perde tutti i suoi riferimenti noti. E credo che quello che sta succedendo adesso per molti di noi. Ma se il seme è in grado di rispondere, scoprendo che può buttare una radice verso la terra e un germoglio verso l'alto, ecco che a poco si scopre a un altro livello, a un'altra dimensione. E inizia poco a poco, attraverso le radici, a scoprire che non è solo, a entrare in connessione anche con altri, e inizia questa fase di esplorazione delle sue capacità e potenzialità, di crescita, di espansione verso il basso e verso l'alto. Quindi il germoglio è la fase di esplorazione. Scopro che sono qualche cosa di più di quello che ho sempre creduto di essere e assaggio. Vado per tentativi, vado per errori, esploro diverse capacità, modalità, cosa mi piace di più, cosa mi piace di meno, chi sono io, non lo so, come faccio a saperlo? Mi sperimento in diverse situazioni, vedo in quale mi trovo meglio, in quale mi trovo peggio. E in questo modo, nel mio percorso di autoconoscenza, rafforzo consapevolezze e capacità di chi sono e di chi posso diventare. Perché in questo percorso, poco a poco, capisco quali sono le direzioni più adatte a me, il tipo di persone da frequentare, il tipo di professione da esplorare,
tipi di studi da fare, lo stile di vita che voglio acquisire, mi rinforzo, ho anche una barriera più forte rispetto alle intemperie, le mie radici sono più salde e sono molto più connesse agli altri. Quindi, laddove il seme si sente in balia degli eventi ed è senza speranza, il germoglio inizia ad averla una speranza, una curiosità. C'è luce oltre la fine del tunnel, la pianta ha la capacità di resistere e la pianta si dice resisto, voglio vivere, il mio senso di sopravvivenza è forte e un modo lo troverò per riuscire a superare queste difficoltà. La pianta poi mano a mano consolida le sue capacità di essere ciò che è, perché ognuno di noi nasce con un suo seme, tutto suo, tutto particolare. Ed ecco che arriva il momento in cui arriva il culmine dell'espressione conoscenza, valorizzazione ed espressione di sé. Ecco che no nel nostro percorso di crescita personale arriviamo allo stadio fiore. E in questo stadio fiore, una situazione come questa ce la viviamo con leggerezza, con gioia, ce la godiamo proprio. Sappiamo cogliere il meglio che questa situazione diversa dal solito ci può offrire e la viviamo con la capacità di vivere l'istante presente. Il fiore è qualcosa di effimero, il fiore non vive a lungo e quindi il fiore assapora ogni singolo istante del suo momento di massima bellezza proprio perché sa che c'è stato un lungo percorso prima. Ma sa anche che c'è un qualche cosa che verrà dopo. La fine del fiore non è la fine del percorso. La fine del fiore è solo la fine di un mio percorso in cui la domanda dominante era cosa voglio per me? Cosa voglio della vita? Che è una domanda fondamentale, una domanda importantissima. Fare un percorso di crescita personale non è un atto egoistico, è fondamentale per poter arrivare a questa cima della piramide di Maslow, per chi conosce la mappa, e per aprirsi poi oltre la cima della piramide allo stadio successivo. Dopo che mi sono chiesto cosa voglio io per me, emerge una nuova domanda: cosa vuole la vita da me? Cosa posso fare per gli altri? Il fiore diventa frutto, nel diventare frutto diventa nutrimento, si mette al servizio di. In questa situazione sono tutte quelle persone che stanno lavorando negli ospedali, nelle comunità, nelle città, facendo le consegne a domicilio, mettendosi in aiuto di tutti quelli che è possibile. Sono persone che sono in uno stadio in cui sono consapevoli che la gioia più grande la trovano proprio nel mettersi al servizio di, nel mettersi al servizio della vita, nel dare un senso più ampio alla loro vita. E anche questo è uno stadio ottimale che fa parte proprio del percorso evolutivo dell'essere umano. Fermo un attimo a riprendere fiato, guardo la chat se ci sono domande. Bello, i 2 giorni più importanti della vita sono il giorno in cui sei nato e il giorno in cui scopri perché. Mark Twain. Grazie Massimo. Benissimo. Benissimo, grazie Federica. Sì, se avete voglia potete anche proprio chiedervelo come domanda. Io in quale stadio mi sento? Ed è importantissimo, in nessun momento uno stadio è migliore dell'altro. Perché? Qualcuno direbbe in qualche momento che il neonato è meglio dell'adulto o è meglio dell'anziano. Ognuno c'ha il suo momento, ognuno c'ha la sua fase, ogni fase ha le sue bellezze, le sue sfide. Chi è in prima elementare non è né migliore né peggiore di chi è all'università perché è solo questione di tempo. E magari chi è all'elementare oggi diventerà poi insegnante universitario. Quindi chiedetevi liberamente, chiedetevelo per voi stessi, non è necessario che lo condividiate, ma se avete piacere condividetelo. Io in quale di questa fase mi sento? Mi sento ancora seme perché devo ancora capire chi sono e aprirmi alla vita? Oppure
Sono germoglio perché ho scoperto da poco che c'è molto altro nella vita e sto esplorando attorno a me con curiosità, con fame, con voglia di conoscere, assaggiare, assaporare. Sono nella fase pianta perché ormai ho assaggiato tanto e mi sono chiarito le idee su quello che è la mia strada, il mio cammino, quello in cui io posso dare il meglio di me. Sono fiore perché sono nel momento in cui proprio sono al fulgore proprio di ciò che sono, posso essere, posso fare. O sono frutto perché ormai scelgo di mettere al servizio degli altri ciò che sono e ciò che ho finora. Chiaramente possiamo essere anche in diverse fasi nello stesso. Sì, vedo proprio adesso che anche qualcuno lo chiede. Assolutamente, è possibile essere in una fase, in un ambito della propria vita, in un'altra e nell'altro ambito. Magari sono già fiore e frutto nel lavoro, lo sono meno a livello affettivo o viceversa, lo sono nella mia vita creativa, ma non lo sono nella mia vita professionale. Questa diventa una mappa proprio che ci permette senza giudizio di capire, di valutare a che punto sono e di darci spunti. Per fare un salto ulteriore. Sono succo di frutta, ci dice Massimo. Massimo ha inventato il sesto stadio, che è ancora più facilmente fruibile. Quindi entriamo proprio in quello che è stato il tema che ho dato a questo webinar, quello del collaborare con l'inevitabile, cioè quando. C'è anche un famoso detto, se non puoi cambiare le cose, perché prendertela? E se puoi cambiare le cose, perché prendertela? Quando ci sono delle cose che non possiamo cambiare, possiamo comunque trovare il modo di gestirle, come minimo per poterci sopravvivere, per poterle vivere al meglio e senza subirle, e senza fare l'errore di chi addirittura si rassegna non solo all'inevitabile, addirittura all'evitabile. Quindi il senso di rassegnazione è la cosa peggiore in cui possiamo adagiarci in questo momento, che così tanto ha bisogno del contributo di ognuno di noi. Questa frase, collaborare con l'inevitabile, è una frase di Roberto Saggioli, il padre della psicosintesi. È stato il mio maestro con la M maiuscola. Ho avuto la fortuna di studiare con un suo allievo diretto. E quindi ci parlava di lui in tal modo che io a volte faccio fatica a non pensare che l'ho davvero conosciuto. Uomo meraviglioso, uno degli illuminati del nostro tempo, e con la psicosintesi, lui è stato uno dei primi allievi di Freud, con la psicosintesi ha deciso proprio di concentrarsi sulla sintesi, sul promuovere le capacità individuali, facilitare la crescita. Chiaramente non vorrei darvi l'idea che sia tutto facile sviluppare resilienza, collaborare con l'inevitabile. È ovvio che ci sono emozioni forti, l'abbiamo visto nel primo giro. È ovvio che stiamo vivendo situazioni, ci siamo in mezzo, non sappiamo ancora come si evolverà. Quindi è giusto onorare ciò che sentiamo. Vi porto qualche frase di Susan David, una coach statunitense, che ci invita ad accoglierci nelle nostre emozioni, anche quelle difficili, concederci il permesso di avere paura, abbracciarla, accogliere, essere noi, usando la terminologia dell'ecopsicologia, diciamo, in quanto signora, signore del pianeta io, accogliere il nostro bambino interiore, la nostra bambina interiore ed abbracciarla, permettendole di esprimere la sua emozione. Scopriremo che proprio quando accogliamo l'emozione, questa poco a poco si dissolve. Il coraggio non è l'assenza di paura, il coraggio è la paura che cammina. Quindi agire come se, agire nonostante la paura. E a quel punto è possibile fare anche un ulteriore passo in avanti e non solo collaborare con l'inevitabile, ma addirittura cavalcare l'inevitabile. Quindi riuscire a tal punto a fluire con la vita che queste situazioni d'emergenza possano diventare anche situazioni arricchenti, situazioni che possono
permettere di fare anche un qualche cosa di più che prima non era possibile. Quindi questa situazione ci sta permettendo anche di creare legami di solidarietà. È vero, siamo tutti con la mascherina, ma c'è una qualità di salutarsi, e quello che vedo almeno nelle vie del piccolo paesino in cui mi trovo, c'è una complicità quando ci si trova per strada e c'è una qualità di relazione umana. Nonostante non ci si possa toccare, dare la mano, abbracciare, salutare, eppure c'è molto calore che circola. Ci sono molte proposte creative su WhatsApp, stanno girando film, video, rimbaun band, c'è una banda che fa dei pezzi bellissimi. Quindi queste sono persone che stanno cavalcando proprio l'inevitabile. A questo punto vi avevo anticipato all'inizio, aspettate che leggo anche, c'è una bella Serena, dice: sto notando che le persone intorno a me, che solitamente nella vita quotidiana negavano le problematiche, le difficoltà, sono piombati nel panico. Chi invece è stato abituato alla resilienza sta usando paura, l'incertezza e sospensione come strumenti per confrontarsi con questa nuova realtà, cogliendone anche le opportunità che porta con sé. Grazie mille. Tutta questa storia sta tirando fuori un'umanità che si era assopita. Certo, oggi una collega con cui ho qualche difficoltà di relazione mi ha chiamato per dirmi che aveva voglia di sentirmi. Guardate, negli scambi che ho proprio c'è molto ottimismo, cioè come ne verremo fuori diversi. Non sappiamo ancora come, ma ne verremo fuori diversi. Vorrei che usciste da questa ora di webinar insieme con un proposito concreto. Quindi chiedo a ognuno di voi di chiedervi cosa posso fare per vivere con più leggerezza questa situazione attuale. Cercate un piccolo gesto concreto, non datevi degli obiettivi macroscopici. Una piccola cosa molto molto concreta, ecco, mi è piaciuto. Telefono alla collega che mi sta antipatica perché adesso che non c'è più mi rendo conto che lei faceva parte di una normalità in cui mi sentivo tranquilla. Quindi chiedetevi quale gesto concreto posso fare per vivere con più leggerezza, per fare un salto nella mappa a qualsiasi punto della mappa io sia, per fare un passetto in più verso il gradino successivo. Mi diceva Bruno che uno degli esagrammi degli I Ching, gli angoli della bocca, fa riferimento proprio a queste situazioni. E dice, quando anche c'è la tempesta o la situazione difficile, l'uomo nobile mangia, dorme ed è sereno. Benissimo, smettere di guardare i telegiornali. Nel primo comunicato che ho ricevuto dall'Ordine Nazionale degli Psicologi, splendido, è stata una volta, sono stata veramente felice di far parte di questo ordine professionale, invitavano tutti i colleghi a diventare promotori proprio di maggior serenità e dicevano: le notizie basta guardarle una volta al giorno, non nutritevi di questi telegiornali. Qualcuno mi ha inviato un telegiornale del 68 in cui c'era stata un'epidemia terribile di influenza. Un quarto della popolazione italiana era a letto, anche quella veniva dalla Cina. Ma era bellissimo vedere con quale tono tranquillo e sereno il presentatore televisivo stava riferendo i fatti. Oggi in televisione si parla, al telegiornale si parla come se fosse un film di Dario Argento e questo va a impattare sullo stato d'animo delle persone. Vi porto la citazione corretta, che mi è stata data dell'esagramma dell'I Ching: nel cielo ci sono molte nuvole. L'uomo superiore mangia, beve ed è sereno. Altri spunti li leggo perché magari a qualcuno dà qualche idea su che cosa potrei fare se non mi viene idea.
potrei farne anche più di una. Quindi abbiamo visto smettere di guardare i telegiornali o limitarsi a guardarne uno al giorno, trasmettere serenità ai miei colleghi, dedicarmi agli studi che nella frenesia della quotidianità passano in secondo piano. E sapete che si stanno iscrivendo tante persone in questi giorni perché mi dicono adesso ho finalmente il tempo di studiare. Da tempo che volevo fare questa formazione, ho deciso che questo è il momento giusto. Scambiare due chiacchiere dal balcone con le vicine di casa anziane che hanno bisogno di un saluto per sentirsi meno sole. Ridere e scherzare con gli amici online e prendermi cura di mio marito e delle mie cagnoline. Questa è una situazione che serve per stare di più in famiglia, grazie Marcos. Mi viene in mente il carattere cinese che significa crisi, Weiji, che è composto da due caratteri che vogliono dire difficoltà, Wei, e opportunità, Ji. Quindi l'opportunità nelle difficoltà. Grazie Alessia, volevo portarmi questa frase e poi me l'ero dimenticata. Perfetto. Leggere poesie. Dedicare più tempo a me stessa e ai miei cari. Maria Luisa, Massimo è un po' criptico. Est modus in rebus, c'è modo nel gestire le cose. Aprire la finestra e respirare a pieni polmoni, aria fresca, pulita che ci dà la vita anche in questo momento. Cercare di sviluppare il mio cinismo fiorentino, benissimo, trasformalo in una virtù, già che ti viene bene. Mi sono resa conto di quanto troppo abbiamo avuto e imparato a dare importanza alle cose più semplici, e quindi imparare a dare importanza alle cose più semplici che prima non vedevo. Stare con tutto il buono che c'è e aprire uno sportello di ascolto gratuito per chi è in difficoltà. Procedere con i miei esami. Lasciare la casa nel caos ancora di più di quando ho troppe cose da fare, insegnare ai miei figli la lentezza, frenare i propositi quotidiani e stare piuttosto che fare, andare più lenta, imparare a fare tutto con calma, esercitarmi proprio nello stare qui e ora, senza dare la colpa alla fretta che in questi giorni non esiste. Mi sto godendo appieno questo rallentamento. Grazie mille, quante belle. Quante belle condivisioni, quante belle cose possono essere fatte. Dedicarsi con la cura alle piante e ai fiori sul terrazzo. Stiamo vivendo anche la primavera, quindi è un momento in cui abbiamo l'opportunità di guardare proprio i dettagli attorno a noi, di ascoltare i suoni, perché probabilmente con meno macchine si sentiranno molti più uccelli in giro. Chissà cosa i nostri amici non sapiens si stanno chiedendo, ma come mai sono così silenziosi questi compagni di viaggio rumorosi con cui dobbiamo convivere di solito, almeno per chi è nelle città. Giocare con mio figlio, non fare invece di fare troppo e concentrarmi su di me e anche contemplare quello che mi circonda, dormire e sognare. Quante belle cose. La primavera, nonostante noi, procede nella sua rivoluzione incredibile. Raccogliere le immagini del sogno. Raccogliere le immagini del sogno quando ci si sveglia al mattino, prima di aprire gli occhi, prendetevi qualche istante per raccogliere le immagini, perché lì passano le intuizioni e se non le segniamo subito ce le dimentichiamo. Questo vale anche per i momenti di grandi intuizioni che si possono vivere in natura. Dedicarmi al giardinaggio, fermarmi a guardare i fiori che sbocciano, scrivermi i sogni che faccio di notte, ecco Elena, perfetto. La natura è una grande sperimentatrice, come pensate che sperimenti? Fondamentalmente scarta le specie che non supportano l'intero sistema. Credo che sia fondamentale chiederci noi che cosa contribuiamo all'intero sistema e iniziare a farlo prima che ci scarti. Bello, quante idee! A Sassari in centro città ci sono i cinghiali, la natura si riprende i propri spazi, clamoroso, bellissimo. Godere il momento, il qui e ora. Oggi ho trascorso 4 ore in natura, fantastico. Ringrazio di vivere in campagna per poter godere della bellezza della natura, ottimo antistress. Leggere di notte e dormire di giorno.
Ieri ho segnato un ponte tibetano, oggi capisco il significato. Bellissimo, bellissima, bella sincronicità proprio. A Firenze, anche a Firenze c'erano prima i cinghiali. Avere il tempo di ascoltarmi, non ci sono più scuse per dire non ho tempo. Leggere, meditare, danzare, fare autoproduzione, finire ABCDE, ABCDE, ABCD Eco-Tuning, uno dei percorsi di formazione in e-learning, godere dei tempi più lenti. Ma che bello! Ieri ho pranzato fuori nell'erba in giardino di casa con i miei bimbi, erano felicissimi. Godiamoci i nostri bambini, i nostri vicini, i nostri animali, i nostri compagni, i nostri genitori. Godiamoci il ritmo organico, come dicono Luz Domínguez, Enrique Repiso, rappresentanti della Società Internazionale di Psicologia della Spagna. Finire co-centering, altro programma fondamentale nella formazione di ecopsicologia, e iniziare ABCDE. Ascoltare il cambiamento, penso al silenzio della strada senza più traffico. Per me la situazione è diventata più faticosa perché lavoro di più, ho un figlio senza sostegno scolastico, ma nonostante questo mi godo della quiete attorno a me quando esco a portare fuori il cane. Qualcuno mi diceva che in famiglia si prestano il cane uno dopo l'altro per avere la scusa per uscire. Io mi godo la chiusura dell'aeroporto e leggerò clorofillati. Anche non voler a tutti i costi programmare, non avere paura di non fare nulla per qualche ora. Sentire la mancanza di chi si ama e comprendere quanto siano importanti. Io mi sono ritirata al mare, sono in buona compagnia, mi sto godendo ogni attimo, ogni sussurro del mare, ogni melodia degli uccellini e seguo il ritmo del mio essere, nella piena libertà dei miei tempi. Grazie. Vi ringrazio e stiamo arrivando verso la fine. Respirare profondamente, ringraziare per ogni respiro che ci è concesso. Per me è un'occasione mancata, non posso rallentare, ma penso a quanto possono goderne i miei cari. Imparare a non fare niente. Quante idee. Grazie di cuore. Grazie, sono molto commossa anche di perché è stata sulla spinta dell'emozione, della voglia di fare qualcosa anch'io, in passaggio tra fiore e frutto. E ho pensato a questo webinar, ma poi mi dicevo, Dio, ma che cosa farò, che cosa dirò, sarò in grado di. E ancora una volta io devo solo creare lo spazio per, siete voi che portate i contenuti. Questo di fatto è proprio anche l'approccio con cui funziona tutta la scuola di ecopsicologia. Adesso vi dirò anche qualcosina di più negli ultimi 5 minuti. Leggo ancora, cerco di superare le piccole paure, svolgere piccoli servizi quotidiani. L'importante per me è non pensare a come sarà dopo il 4 aprile, anche perché non lo sappiamo assolutamente, per cui è inutile sprecare neuroni su questo. Grazie per le condivisioni, avete dato voce alla maggior parte delle mie sensazioni. È bellissimo, nel lavoro in gruppo questo è quello che si scopre, che ognuno di noi è unico e irripetibile, ma allo stesso tempo siamo tutti molto più simili gli uni agli altri di quello che si potrebbe immaginare. Quindi la situazione attuale spinge a ritrovare la misura, invita a vedere il filo d'erba che cresce sul balcone, sollecita a ricordare le nostre origini, a tornarne consapevoli. Grazie. Chiedo a Silvia o a Lilli, se sono qui, se hanno voglia di prendere un attimo la parola e di aggiungere qualche cosa. Ci eravamo dati proprio l'obiettivo di poter coinvolgere anche lo staff della scuola. E nel frattempo, ecco, grazie Federica, proprio aggiungerei anche aspettare con gioia il prossimo webinar straordinario, è stato bello, davvero bello condividere con voi. Il prossimo webinar, il link è lo stesso, quindi tenetelo. Venerdì 20 marzo, settimana prossima, sarà di tipo diverso. Questo è molto concreto. Parleremo proprio di come e quanto il contatto diretto con la natura ci può fare bene e vi presenterò il percorso Clorofillati. L'idea di questo webinar è nato perché il 21 marzo, il sabato, il giorno dopo,
doveva esserci proprio il seminario Clorofillati, per cui, e c'era anche un bel gruppo, mannaggia, ma lo rifaremo. E quindi abbiamo deciso di fare un webinar in cui vi presento proprio come è nato all'interno del progetto della Libera Università del Bosco con la cooperativa Liberi Sogni, grazie alla cooperazione con Elena Felicita Colombo che mi ha accompagnato fin dall'inizio. Abbiamo fatto decine di perlustrazioni fino a disegnare un percorso adatto. Ci siamo fatti anche i rotoloni nella neve in cui mi erano cadute le chiavi, ma siccome lei mi aveva filmato me ne sono accorta. E ancora recentemente siamo andati anche con Elena, con Luisa, con tutta la famiglia di Luisa, con Marcos che è venuto anche a piantare i pali, a completare la segnaletica. E ci avevano dato una vernice lavabile, quindi gran parte dei segnali fatti è stato lavato via, dovremo rifare il percorso. Insomma, vi racconterò questa ed altri dettagli. Il webinar invece di mercoledì 1 aprile è un webinar che prende spunto da un'intervista che mi è stata fatta da Altra Economia, uscirà sul numero di aprile, sull'ecoansia, per cui ho coinvolto tutta il... si è creato un gruppo di studio nell'ambito della società internazionale, ho raccolto tanto materiale e ci sarà un webinar che sarà in inglese nell'ambito della IES, allora ho deciso che le prove sarà a giugno. Per i soci farò le prove generali facendovi questo webinar il 1° aprile. Ma la novità è che chi di voi vorrà approfondire il discorso della mappa, vediamo se riesco a andare in diretta. Chi di voi vorrà approfondire il discorso della mappa? Abbiamo creato un corso online nell'ambito proprio della piattaforma creata da Webinar Pro. Colgo l'occasione per ringraziare Fabio Ballore, Luca Vanin e Paola Brisighello, gli amici di Webinar Pro, che sono quelli che già da 5 anni mi hanno iniziata all'arte dei webinar della preminente distanza. E adesso come chiamarlo, una pagina, un sito sulla piattaforma Jolly in cui ci sono diversi corsi online e questo è proprio un percorso in 3 webinar per approfondire il tema della mappa, quindi approfondire proprio esercizi pratici per passare da seme, l'ego incapsulato nella pelle, a germoglio, il risveglio timido, pianta, il risveglio potente, fiore, l'attivazione, frutto, la pienezza. Sarà un corso in 3 webinar che saranno al pomeriggio, perché ormai non avevo più sere libere per fare i webinar, quindi ho dovuto per forza fare fra le 5 e le 6 di pomeriggio, di mercoledì 18 marzo, mercoledì 25 marzo, poi si salta il mercoledì e si passa all'8 aprile. Che sarà interattivo, saranno esercizi pratici, quindi è utile sia per chi vuole viverlo per sé, sia per chi opera nella relazione di aiuto e vuole fare il pieno di esercizi e pratiche di coaching. Sarà utile anche per chi fa coaching come approfondimento, per imparare esercizi utili da proporre e riproporre anche ad altri. Quindi stiamo arrivando anche alla fine, siamo puntualissimi. Silvia, se ci sei, Sì, eccola, a sono, ci te sono, la parola, eccomi. Sara. Anche il Sì, video. ne approfitto per salutare un po' tutti. Ho visto anche che ci sono parecchie persone dalla Sardegna, questo mi fa molto piacere perché questa opportunità è stata colta in maniera molto, molto calda, diciamo così, ed è un momento di profonda riflessione per tutti noi. Volevo condividere con voi una piccolissima cosa che è successa oggi, nel senso che io finora non sono stata molto sui social a commentare tutto quello che sta succedendo, perché vado sempre un po', io dico, un po' al rallentatore, ho bisogno di carburare prima di capire la situazione, poi inizio anche magari a esprimere qualcosa.
E stamattina c'è stato un post di un collega a scuola che ha stimolato qualcosa. E secondo me, credo che veramente tutto quello che sta succedendo e tutto quello che ci siamo detti e scritti stasera sia importante perché davvero diventa importantissimo arrivare a rivalutare, ripensare tutto il nostro sistema di senso, il nostro universo di senso, dare davvero significati nuovi a tutto quello che sta succedendo, nella linea proprio di arrivare a quel salto evolutivo di cui tanto stiamo parlando in tutti i nostri incontri di ecopsicologia, veramente è come avere l'occasione per dire un po' e per far sentire anche la nostra voce e dire siamo pronti davvero ad essere, a diventare consapevoli di noi stessi, consapevoli di essere parte di un mondo molto più ampio. Siamo pronti a fare questo grande salto evolutivo. È come se quello che sta succedendo ci stia spingendo in questa direzione. Siamo pronti ad allenarci in questo senso? Se non siamo pronti, c'è qualcosa che dall'esterno, diciamo così, in qualche modo ci sta portando a farlo. E questo reputo questo un'opportunità immensa davvero per tutti noi, al di là di come viviamo questo momento, perché ognuno di noi lo sta vivendo in modi diversi, perché tanti di noi sono a casa. Altri, come ha scritto anche Chiara prima, non possono stare a casa perché sono medici, perché sono infermieri, perché hanno dei ruoli che oggi sono importantissimi per continuare a far andare avanti anche il nostro paese, ciascuno di noi. Per cui davvero è come trovarci tutti dentro una situazione nuova, ma che ci sta portando davvero a dare un senso a tutto quello che sta succedendo. E questo è un po' anche il mio auguro, il mio auspicio in qualche modo verso tutte le persone che si sono sempre tenute molto lontane da tutto questo. Speriamo davvero, e noi per primi, io per prima mi sento chiamata in causa da questo punto di vista, contribuire a trovare questo senso. Bello, mi piace molto, è molto stimolante quello che sta succedendo. Per cui un grazie infinito a tutti per tutti questi piccoli ma grandissimi contributi che avete dato. Io ho passato tutto il tempo a leggere tutto quello che veniva fuori ed è stato davvero bello trovare tanta, tanta ricchezza in ciascuno di voi. Grazie davvero. Grazie, grazie, grazie mille Silvia. Silvia è arrivata alla scuola di ecopsicologia nel 2011 dicendo voglio portare l'ecopsicologia in Sardegna. Quando un sardo dice qualcosa lo fa, questo è quello che proprio mi ha dimostrato. Ma anche i siciliani, perché anche Lilli è arrivata nello stesso anno e anche lei ha detto la stessa cosa e anche in Sicilia la scuola sta crescendo. Quindi siamo arrivati alla fine, volevo solo leggervi la condivisione di Laura perché Laura Merio, noi a Bruxelles, perché lei ci scrive dal Belgio, iniziamo questa notte un parziale lockdown con le scuole chiuse, finalmente. Le mie figlie e io abbiamo deciso di tenere un quaderno dove chi vuole scriverà la cosa positiva, diversa, unica in ogni giornata che vivremo. Le cose che faremo e non avremmo potuto fare, sentire, vedere, vivere in una situazione normale. Grazie mille, guardate, grazie a tutti. E allora, chi è interessato al corso, vi metto il link perché è in offerta fino a domenica. Se non vi ricordate il link, scrivete a Luisa alla segreteria info@ecopsicologia.it. Metterò anche in home page sul sito il link a questo corso. Tenetevi da parte il link, chi vuole ci vediamo tra una settimana. Mettete in pratica i propositi che vi siete dati, mettete in pratica qualche proposito in più che magari qualcun altro vi ha dato spunto
Vi ringrazio di cuore, è stata una gioia, un'emozione, un onore poter essere con voi questa sera. Grazie per aver accolto questa opportunità, grazie per aver contribuito con così grande generosità. Grazie a Silvia per il contributo, a Bruno e Luisa per aver seguito regia da fuori. E ci rivediamo presto, prossimamente, e qualsiasi informazione sulla scuola, www.ecopsicologia.it. Arrivederci, buona vita, buone giornate. Ciao a tutti! Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao!